Sempre meglio non fare troppe domande. Sveglia, bella. Ancora un po' e ci restava secco, non è vero? Vuoi fare un altro giro? Ora che cominciavo a scaldarmi. Tranquillo. Torniamo dopo a dargli un'altra ripassata. Va bene? Dai, forza. Tirati su. Tirati su. Tirati su. Andiamo, dai. Muoviti. Segni d'oro, bella. È l'ora del bagno mattutino, milord. Di questo passo non credo che resisterà molto a lungo. Forza, animo. Ancora qualche passo. Vedi, non è stata poi così dura, no? E si ricomincia. Sei pronto? Questa cosa serve a te. Rimettilo dentro. Continuare tutto il giorno. Ehi, sacco di merda. Yeah.
Non prima di domani. Stasera. Solita fortuna. Mani in alto! Va bene, amico. Non fiatare! Mani in alto! Va bene, amico. Non fiatare! Dentro! E chiudi! Perché non ne parliamo, eh? Sei tu, non è vero? Quel prigioniero di cui tutti parlano.
C'è solo un modo per uscire da qui. Morti, e tu lo sai già. Ti pentirai di aver lasciato le catacombe. Apri la bocca. Va bene. D'accordo, è il tuo funerale, non il mio. Muoviti. Occhi aperti. Il peggiorato è quello comunque. Già uccisi due dei nostri. Per me è visto che siamo qui. Sparate a me. È armato! È armato! Abbiamo l'ordine di aprire il fuoco! È armato! Oh, calma! Oh! Arrenditi subito, monsieur. Il prossimo colpo non sarà di avvertimento. Galahad, arrenditi ora! Mani in alto, ora! Mani in alto! Sulle mani! Grey! Non farlo! Ho detto arrenditi! Mani sulla testa! Hai tradito il nostro ordine! Nessuno può sottrarsi alla pena! Dimenticate, Lord Cancelliere, che io sono già un uomo morto. Galahad! Galahad, rispondi. Galahad, mi senti? Qui è il comando. Ti ricevo, Percival. Ti fai una bella passeggiata al varco, eh? Niente come la brezza mattutina di Londra ti schiarisce le idee. Mi duole interrompere la tua meditazione, ma abbiamo la conferma di bersagli multipli a Grosvenor Square. I nostri ordini? Ricongiungiti alla sede delle Indie Unite con i Grey nella Fayette e neutralizza la minaccia. Riesci a vederla? È di fronte a me. Bene. Valuta la situazione una volta là e procedi con cautela. E Nicola ti ha fornito delle armi? Sì. Un SXM2 Falchion. Bene. La modalità secondaria del Falchion può servire. Possono anche essere dei pazzi, ma sono comunque dei civili. Consiglio l'uso di mezzi non letali. Ricevuto. Ci raggiungerai? Ho una questioncina di cui occuparmi. Ci sentiamo dopo. Mi muovo subito. Passo e chiudo.
Giorno. Buongiorno. All'epoca in cui Uther Pendragon era re dell'Inghilterra. All'epoca in cui Uther Pendragon era re dell'Inghilterra tutta, e come tale regnava, vi era un potente duca della Cornovaglia che da tempo gli muoveva guerra. Era il duca di Tintagil. Dunque, re Uther lo fece convocare a corte con l'ordine che portasse seco la consorte, poiché ella, chiamata Igraine, godeva della nomea di donna avvenente e savia. Quando il duca e la moglie giunsero davanti al re, furono accolti entrambi. Sono in strada, arrivo. Ricevuto. Galahad, Igraine, notizia di Lafayette. Negativo. Idem qui. Probabilmente è in giro dietro qualche sottana. Come... beh, come suo solito. Capisco le perplessità, ma credimi, è un tipo affidabile. Se lo dici tu. Comunque non ho tempo di cercarlo. Sto assegnando gli ultimi agenti alle loro postazioni.
Signora, le consiglio di restare dentro con suo marito fino al nuovo ordine. Capito bene. Sente bene, signora? Signore, faccio un bel... Delle controlle spiegano i motivi di questo tumulto. Sono sicuro che non c'è da preoccuparsi. Beh, io sono preoccupata. La polizia si fa solo... Pare che abbia problemi a respirare. Sì, agente, non ho una deduzione. Forse serve un bicchiere d'acqua. Non gli serve. Ha un attacco d'asma. Lei è un dottore, signora? No, ma mio padre... Questa mostra già, queste condizioni. Agente, quest'uomo ha bisogno di assistenza medica. Purtroppo, signora, tutto il personale medico è impegnato altrove. Andiamo! Galad, delimitate l'intero quartiere, ma senza dare nell'occhio. Come hai fatto ad arrivare così presto? Talento, tesoro. Devo ammetterlo, hai il passo svelto per un uomo della tua età. Nessun cavaliere si risentirebbe per un vecchio da una donzella. Mio signore, questa donzella non si spingerebbe a tanto, non è così insensibile. Certo, Izzy, come potresti. Chi sono gli obiettivi? Dei folli, fuori controllo. Percival lo ritiene un diversivo dei ribelli. Speriamo che tu non abbia perso la tua tempra. Ricorda chi ti ha addestrato. Era il migliore, da giovane. Era? Te la cavi ancora. Ma io sono più brava. Sì, signora. Grain, rispondi. Ricevuto, Percival. Diversi fuggiaschi avvistati all'ingresso est della stazione della metropolitana delle Indie Unite. Intercettali con prudenza. D'accordo. Forza, Gray. Muoviamoci. Serve l'intervento non solo della polizia, ma anche... Quando siamo dentro non deve passare nessuno. Sicura non ti serve aiuto, cara? Intendi un vero uomo che prenda in mano la situazione? Esatto. Fuori dai piedi e restaci! Sia mai che qualcuno ti sparasse per sbaglio. Problemi? I soliti mercenari dal grilletto facile.
La Compagnia delle Indie Unite ha una predilezione per i fanatici. L'ultima cosa che vogliamo sono degli esaltati che seminano altro caos. Ho detto loro di restarne fuori. Al riparo! Al lavoro, forza! Vaffanculo! Non prenderai mai! Obiettivo a terra! Ricaricare! Via libera! Muoviti! Via di qui, trovate delle armi! Voi due, portate qui il culo, mi serve una mano! Forza! Vai! Andiamo, bastardi maledetti! Un fucile sarebbe più appropriato. Fuggitivo a terra! Arrivano altri fuggiaschi dal vicolo! Alcuni sono diretti all'atrio! Nemico a terra! La strada è libera. Ce ne sono altri nel cortile. Cima alle scale! La miseria! Diavolo!
saltare la testa, maledizione! Aiuto! Diavolo! Dovrebbero essercene altri nell'atrio. Andiamo. Han bloccato la porta. Sento altri rumori all'interno. Presto! Dentro ci sono altri folli. Luigi! Stai bene? Diamine! Oddio! Li massacrano! Pronta? Liberiamoci di questa freccia. Fumogeni. D'accordo. Merda. Diavolo. Bene. Andiamo. Brutto pezzo di merda. Fuggitivo neutralizzato. Ricaricare. Obiettivo a terra. Ce n'erano altri di sopra. Dobbiamo trovare il modo di salire. Ci sono. Ripuliamo il secondo piano. Tutto di tuo gradimento sinora? Più o meno. La solita mattina londinese. Concordo. Ma spero fosse solo l'inizio. Prima le signore.
Fai piano. Pensi che dovremmo fare secco qualche riccone? Eh? Non dire altro. Fuggitivo a terra! Voi due. Signore? Di sotto. Dei civili hanno bisogno di aiuto. Signor sì. Signore, il generale Lafayette è di là. Ma scherziamo? C'è una donna in questa città che non cercherebbe di sedurre. Ora è un problema tuo. Cerca di non restare indietro. Lafayette! Ah, monsieur, questa dama richiede le mie attenzioni. Marchese, le tue attenzioni sono richieste altrove. Le assicuro, mademoiselle, che se declino il suo invito è solo per attenermi al voto di lealtà. Oh, Marchese, non può andarsene ora. Sfortunatamente, milady, il dovere mi reclama altrove. Donna affascinante, vero? Non ci ho fatto caso. Perché non sei francese? Sei il francese più americano che abbia mai conosciuto. Io amo la libertà, mon ami. Un cavaliere deve dominare le passioni. Senza passione, monsieur, non si può combattere. Non combattiamo contro uomini, marchese. Uomini, mezzo sangue, fa differenza. Vive la liberté! Percival. Strano. Andiamo. Finalmente. Marchese, tu e Lady Grain andate da lì. Io entro da questo ingresso e mi occupo degli altri fuggiaschi. Oui, monsieur. Signore,
comando aereo a tutti i cavalieri in prossimità di Mayfair. La polizia cittadina ha delimitato un perimetro intorno alle zone coinvolte. Le sentinelle proseguono con le ronde dall'alto. Se qualcuno ha visto i pazienti evasi, ti allerteremo all'istante. Ricevuto. Sono nella sala generatore. Lafayette e io abbiamo deciso di dividerci. Oui, Master. Non ho ancora incontrato resistenza. Sapevo che avrei fatto meglio di te. Ricorda, la gioventù vince sempre.